a tutti e benvenuti in questa prima puntata di Viva lo Sport. Viva lo Sport è una trasmissione WISP dedicata soprattutto allo sport giovanile. Conduce la mia compagna di avventure Naike Nieddu e anche il mio compagno di avventure Francesco Verna. Prima di iniziare questa puntata vorremmo ringraziare il presidente Alberto Carulli. Scusateci se forse faremo qualche errore, ma diciamo per ora non siamo ancora dei professionisti. Oggi i nostri ospiti saranno Lorenza Agostinone, che è una tennista. Grazie per l'invito. Massimo Di Lorenzo, che invece fa parkour. Grazie per avermi invitato. E Miriam Marrollo. Grazie per l'invito, un piacere. Allora, incominciamo subito con le domande. Lorenza, allora, da quanto tempo giochi a tennis? Ho iniziato a giocare a tennis 2 anni fa. E da quanto tempo, quante ore al giorno ti alleni? Mi alleno il mercoledì un'ora e il venerdì un'ora. E dove ti alleni? Al Circolo Tennis Silvi, Città Sant'Angelo. E come si chiamano i tuoi insegnanti? Silvestro Di Berardino. Okay. Dove qual è il tuo campione? Qual è il tuo idolo? Federer. Un tennista molto conosciuto? Sì. Come si chiamano i tuoi insegnanti? Silvestro Di Berardino. Okay. Ah, boh. Passiamo a Massimo. Allora Massimo, una domanda, tu fai parkour, vero? Parkour? Sì. È uno sport molto particolare, e che cos'è il parkour? Allora il parkour consiste nell'oltrepassare un percorso e si punta ad avere sempre la maggiore efficienza possibile. Infatti noi ci alleniamo sempre per migliorare i movimenti che conosciamo e impararne di nuovi. Da quanto tempo lo pratichi e dove ti alleni? Lo pratico da 2 anni e mezzo e mi alleno con l'Open Move alla scuola Benedetto Croce. Che attrezzatura usi? Beh, le sbarre, poi vabbè. È facile infortunarsi in questo sport? Beh, è facile se si provano, diciamo, movimenti per cui non si è pronti, però se uno sa vedere le sue capacità e prova quello per cui, diciamo, è veramente pronto, è difficile infortunarsi. Per la tua ma tu lo consiglieresti per un amico? Certo, perché diciamo, anche se si considera che magari uno dice non ho il fisico, non lo faccio, non conta, perché uno, diciamo, può fare i movimenti per cui si sente lui, non è che te li sceglie qualcun altro i movimenti che devi fare. Ok. Pensi di praticarlo per altri anni? Sì. Ma si può fare a tutte le età? Certo, per il motivo, come detto prima, per un amico che, diciamo, non importa la tua forma fisica. Mm-hmm. Ok, passiamo a Miriam. Allora Miriam, tu quanti giorni lo fai? 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, 1 ora e un quarto. Quando corri, cosa pensi? Mi sento libera e leggera ed è fantastico. Hai tanti amici? Sì. Ok. Dove ti alleni? Allo stadio di Pescara. E con quale società? Con la società Passologico. Ok, Lorenzo, un'altra domanda. Qual è la tua aspirazione in questo sport? Che cosa vorresti fare da grande? Vorrei diventare una campionessa, ma se non ci riesco, fare altri lavori. Ok, il tuo sogno nel cassetto, quindi è questo un po' come parole. Sì. Allora, invece, Massimo, ma questo sport è più per maschi o per femmine?
per entrambi non c'è, non è né più per maschi né più per femmine, perché entrambi possono, diciamo, uscire in questo sport. Fate delle gare? E non tanto, solo a volte. Quali tipi di gare ci sono? Per esempio in due percorsi a volte vediamo, cioè partiamo insieme e vediamo chi arriva prima, cioè ci confrontiamo. Ok. Miriam, invece chi è il tuo allenatore o allenatrice? Mario De Benedictis. È bravo? Sì. E il tuo sogno nel cassetto? Diventare un atleta, una velocista oppure una ballerina. Ok. Mentre Lorenza, un attimo, una domanda. Quali sono più o meno le regole del tennis? Stare sempre concentrati, guardare sempre la pallina e non l'avversario, perché si deve colpire quella. Ok. Vorrei fare una domanda a Lorenza. Che abbigliamento avete? Si deve avere un abbigliamento comodo, adatto per movimenti e per correre. Ok. E anche per te Massimo, stessa domanda, l'abbigliamento che usate invece? Più o meno come lei, perché dobbiamo poter avere la possibilità di muoverci liberamente quando saltiamo, facciamo i movimenti. Ok. Mm-hmm. Miriam, una domanda, voi fate delle gare di corsa? Sì, molto spesso, sia a livello regionale, molto importante, anche nelle feste di paese. Ah, mentre Lorenza, voi fate le gare di tennis? Sì. Ne hai fatta qualcuna? Sì, ne ho fatte due. Due? Le hai vinte? No. Per la prossima volta sarà, secondo me, ci riuscirai. Almeno l'importante è partecipare. Sempre, sempre. Poi, ora vorrei fare una domanda a Lorenzo. Ma è vero che saltate sui tetti? Cos'è di preciso? Noi non saltiamo sui tetti perché quello è parkour estremo. Noi, come posso dire, ci alleniamo per migliorare, ma non saltiamo sui tetti, massimo da un metro da terra. Tu, invece tu il parkour spericolato non lo faresti mai? Mai, mai. Massimo, ma a te piacerebbe un giorno fare questo parkour così complicato, cioè saltare sui tetti? Sarebbe bello se un giorno riuscissi a farlo, sì. E mentre Miriam, invece voi qual è il vostro abbigliamento? Una cosa molto importante in questo sport sono le scarpe, che devono essere estremamente comode e leggere. E poi i leggings. Ok. Lorenza, ma è vero che è facile infortunarsi a tennis? Sì, sì, quindi si deve stare molto attenti a non fare movimenti strani. Mentre Miriam, la stessa cosa è per te. È facile cadere in questo sport? Sì, basta solamente stare attenti a dove mettere i piedi. Ah, ok. Ma correte le gare, le fate anche con condizioni estreme oppure... normalmente quando ci stanno queste piogge oppure anche molto vento le annullate? No, ci sono state occasioni in cui abbiamo fatto una campestre anche sul fango che c'è stata la pioggia. Ah. E invece Massimo, la stessa domanda, cioè vi allenate all'aperto o al chiuso? Allora, diciamo il periodo di autunno-inverno ci alleniamo in palestra al chiuso. Invece quando inizia ad arrivare la primavera usciamo fuori nella parte esterna della palestra. Massimo, ma tu come hai conosciuto questo sport fantastico? Me l'ha presentato un mio amico che lo faceva da un po' di tempo e a me è piaciuto come l'ha descritto e l'ho cominciato a fare. Allora, Agostinone, voi dove vi allenate e che attrezzature usate normalmente? Allora, ci alleniamo dietro la scuola di Marina di Città Sant'Angelo, nei campetti da calcio e da tennis.
L'attrezzatura che usiamo sono dei birilli, coni, cinesini. Ok. Mentre Miriam, invece, voi che attrezzatura usate? Normalmente non usiamo tantissime attrezzature, però in casa ci sono anche qui i cinesini e i coni. Ok. Poi l'atletica, una domanda, è solo corsa oppure ci sono altre, sport nell'atletica? Ci sono un sacco di discipline, come ad esempio i salti, il salto in alto, il salto in lungo, il salto con l'asta, anche i lanci del peso, del martello. Oltre alla corsa ci sono tantissime altre discipline. Invece Lorenza, il tennis è solo uno sport in cui lanci una pallina e la colpisci con la racchetta? No, è uno sport in cui ci si diverte, quindi come posso dire? Puoi dirlo come vuoi. Non si colpisce o si lancia solo una pallina, ma ci si diverte, ci si concentra e se tu ti concentri puoi arrivare a livelli molto alti. Ok. Lorenzo, qual è l'arto che usate di più? Il braccio. Mentre a Massimo, voi qual è l'arto che utilizzate? Allora, le braccia e le gambe. Miriam, prima mi avevi detto tutte le discipline dell'atletica. Ne fai qualcuna di queste? Sì, io maggiormente corro e da grande mi piacerebbe diventare una velocista. Ok. Allora, Massimo, se non facessi questo sport, cosa faresti? Penso che farei atletica. Stessa domanda per Lorenza. Anche se non sono molto alta vorrei fare basket. E invece tu, Miriam? Io oltre all'atletica pratico già anche un'altra disciplina che sono le danze caraibiche. Quindi. Massimo, allora, qual è il tuo istruttore? Il mio istruttore principale è Paolo, poi ci allenano anche Jacopo e Mirko. Mentre a Lorenza, tu qual è il tuo istruttore? Silvestro Di Berardino. Ah, ok. Che non l'ha detto. Ah, è vero, scusi. Qual è il vostro sogno nel cassetto? Massimo, qual è il tuo sogno nel cassetto? Poter diventare un maestro di parkour come mio allenatore. Ok, Naike, ormai a malincuore ti devo dire che questa puntata sta giungendo al termine. Quindi vorrei ancora ringraziare i nostri ospiti. E vorresti fare un ringraziamento anche tu? Vorremmo ringraziare il presidente che ci ha... Vabbè. Il presidente no. E ringraziamo i nostri amici che ci hanno accompagnato in questa prima puntata e questa puntata verrà replicata anche domenica alle 11.30 e lunedì alle 17.30. Vi ringraziamo per la visione e speriamo di non avervi stufato con i nostri errori. Grazie mille.